Una meravigliosa favola di Natale che vede protagonista la piccola Blessing, una bambina di quasi 3 anni gravemente malata e salvata grazie alla collaborazione tra il prefetto di Pesaro Urbino, il sindaco di Monte Grimano e il Ministero degli Esteri. Una sinergia che ha permesso alla famiglia Cappelletti Valentini di portare in Italia la bimba conosciuta durante un servizio da missionari in Africa, garantendo così adeguate cure specifiche e avviando contestualmente le pratiche per un'adozione definitiva. Allora, l'abbiamo conosciuta ormai 1 anno e mezzo fa, forse sì, anche di più, quindi abbiamo fatto diversi viaggi nel paese e l'abbiamo conosciuta appunto durante un'attività da missionari. E niente, la bambina stava male, e era in condizioni insomma non come la vedete adesso, e abbiamo tramite gli assistenti sociali avuto un sollecito riguardo la bambina affinché potesse avere una cura, e essendo lì e conoscendo la nostra sanità, che non è neanche paragonabile insomma a quella che c'è in Africa, abbiamo pensato di portarla in un primo momento in Italia. Non è stato subito possibile perché comunque la burocrazia italiana su questo non aiuta, però non sapendo come fare siamo tornati durante uno degli ultimi viaggi, insomma dopo uno degli ultimi viaggi siamo tornati in Italia e abbiamo pensato di scrivere un po' a tutti, nello specifico al prefetto, che ringrazio in maniera, perché ho conosciuto una donna prima di tutto, una donna molto molto empatica, che ha accolto la nostra richiesta di aiuto perché non sapevamo come fare. Una storia di collaborazione tra istituzioni che ha permesso di affidare la piccola Blessing alle cure del servizio sanitario regionale, nonché all'amore della famiglia Urbinate, Cappelletti Valentini. È una bella storia adesso, ma è iniziata come una storia drammatica quando questa coppia meravigliosa è venuta da me facendomi vedere la foto di questa bimba che purtroppo non stava bene. Quindi adesso vediamo una bambina sana, in salute, molto vivace, però non era proprio così quando questa coppia è venuta da me. È una storia bellissima. Un rapporto meraviglioso tra istituzioni, perché devo ringraziare tanto il sindaco di Monte Grimano che ha accolto subito l'appello disperato, era diventato anche il mio un appello disperato, il mio appello e quello dei genitori. Devo ringraziare il questore e la questura perché hanno fatto tutti i documenti necessari con una velocità incredibile. Dobbiamo ringraziare il ministro Tajani che ha dimostrato una sensibilità e un'attenzione verso questa famiglia non così scontata. Poi dobbiamo ringraziare il Signore. Quella della piccola Blessing è una meravigliosa favola di Natale con un lieto fine, a dir poco emozionante. È una bellissima favola di Natale e gli attori di questa, diciamo sì, attori è una parola forse brutta, però comunque rende bene insomma quello che è stato. E gli attori sono stati tanti, rischierei nominandoli tutti di dimenticare qualcuno, però ecco, in primis ringraziamo il Ministero degli Esteri per la vicinanza che ci dà tuttora e anche per la possibilità di completare appunto l'adozione.